Sei l'agnello, santo sei il Signore, al tuo trono un canto nuovo innalziamo a te. Tu sei degno, sei l'agnello, santo sei il Signore. Al tuo trono un canto nuovo innalziamo a te. Santo, santo, santo è Dio onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi al Re dei Re. Tutto tu sei per me, ed io adoro. E come tuono splendi in maestà, benedizione, onore, forza e potenza te, che sei il santo e il solo re. Santo, santo, santo che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi al Re dei Re. Tutto tu sei per me, ed io ti adoro. Sorprendente nel nome di Gesù, del pane della vita e l'acqua che ti seta, un mistero sei per me. Sì. Santo, santo, santo è Dio onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi al Re dei Re. Tutto tu sei per me, ed io ti adoro. Che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi al Re dei Re. Tutto tu sei per me, ed io ti adoro. Thank you.
Possiamo continuare a lodare il Signore con l'inno 429. Io sento la tua voce.
piangerò e continuo andrò, io ti seguirò perché il tuo amore è grande verso me. Canterò a te Signore perché grande è il tuo amore, loderò il tuo nome per la grande dignità, tu sei grande ogni dì, io ti benedirò. La mia vita in te rimetterò, solamente in te confiderò, in silenzio andrò, io aspetterò finché la tua giustizia in me risplenderà. Signore, perché grande è il tuo amor, loderò il tuo nome per la gran benignità, tu sei grande ogni dì, io ti benedirò, canterò soltanto a te. Solo tu sei degno d'ogni onore, mi ricordi sempre del tuo amore, un rifugio tu sei, un aiuto ed una forza tua, sempre pronto nelle difficoltà. Canterò a te Signore perché grande sei grande ogni dì, io ti benedirò, canterò soltanto a te. Signore, ancora in questo nuovo giorno, in questo primo giorno della settimana, ci siamo raccolti, Signore, con l'intento, con lo scopo, Signore, di dare gloria al Tuo nome, di ricordare, Signore, ancora questa mattina, quell'opera meravigliosa, Signore, che Tu hai compiuto, Signore, per ognuno di noi. Signore, vogliamo ricordare quel giorno nel quale il Tuo unigenito figliolo Gesù Cristo si è donato liberamente sul legno della croce, su quella croce dove Egli ha inchiodato i nostri peccati, le nostre colpe, i nostri falli. Signore, grazie perché da quell'opera, da quel sangue che è stato versato, noi abbiamo ricevuto guarigione, noi abbiamo ricevuto salvezza, noi abbiamo ricevuto, Signore, giustificazione. E questa mattina, proprio in virtù di quell'opera, di quel sangue, Signore, che possiamo accedere liberamente dinanzi al trono della Tua grazia per portarti ancora questa mattina, Signore, la nostra offerta di lode, di adorazione, di riconoscenza nei Tuoi confronti. Signore, grazie. Grazie perché Tu hai compiuto, Signore, quest'opera meravigliosa. Quest'opera, Signore, che ha cambiato la nostra vita, che ha cambiato il nostro presente, ma che soprattutto ha cambiato la nostra destinazione futura. Signore, grazie perché noi in Te abbiamo avuto una nuova vita, siamo divenute delle nuove creature, siamo divenute degli appartenenti al Tuo popolo, siamo divenuti dei Tuoi figlioli. Quale privilegio, Signore, abbiamo ricevuto da Te? Quale gioia, Signore, nell'appartenerti, nel sapere, Signore, che la nostra vita è al centro della Tua mano, Signore, nel palmo della Tua mano e che nessuno potrà rapirci. Signore, grazie, grazie per questi attimi che possiamo passare insieme. Grazie, Signore, perché ci dai questa opportunità, questo privilegio, Signore, di poter ricordare ancora questa mattina quanto Ti siamo costati, quanto, Signore, Tu hai dovuto soffrire per ognuno di noi. Signore, grazie, perché Tu hai fatto tutto ciò, Signore, che era il Tuo potere. Grazie Signore perché Tu hai considerato, Signore, la nostra condizione di peccato, hai considerato la nostra condizione di perdizione eterna e hai provveduto, Signore, in modo meraviglioso. Grazie Signore perché noi sappiamo che oggi, Signore, la nostra aspettativa, Signore, è un'aspettativa di gloria.
perché Signore noi un giorno ti vedremo, un giorno contempleremo la tua beltà, ti vedremo faccia a faccia, Signore, saremo con te. Signore, grazie per questo privilegio che tu ci hai accordato. Voglia far sì che i nostri cuori in questi momenti, Signore, possano gioire, Signore, dell'immensa gioia che tu hai posta nei nostri cuori. Grazie, Signore. Grazie perché possiamo avere questo rapporto limpido, Signore, chiaro, Signore, diretto con te, senza nessun intermediario, Signore, se non Gesù Cristo, il tuo figliolo. Grazie, Signore, perché noi siamo certi che ancora questa mattina tu benedirai le nostre vite, perché, Signore, noi sappiamo che usciremo da questo locale edificati e consolati da te. Voglia tu benedire tutto ciò che faremo, tutto ciò che diremo, affinché ogni cosa ancora questa mattina, Signore, possa risultare per la tua lode e per la tua gloria. E nel nome di Gesù che ti adoriamo e ti ringraziamo. Amen. Thank you.
grazie per il tuo cuore, Signore, grazie perché tu ci hai tutto il tuo giorno, grazie perché tu prendi i nostri pesi, grazie per tutto, Signore, per questo sempre grande, per chi che sei il nostro amico di noi, per chi che sei tutto per noi. Vogliamo insieme innanzi al tuo nome, da essere, nel nome di Gesù, amen. Santo Signore ci conosce, Signore vogliamo aggredire, Signore, così come siamo, Signore, intorno alla nostra mancanza, alla nostra carità, Signore, perché Signore ne stiamo mancando, Signore, ma Signore ci ha un amore profondo, Signore, basta venire a te, Signore, per pensare la nostra carità, Signore, e ci percorso, ti lodiamo, Signore, ti benediciamo, in nome santo di Gesù. Amen. Prima dei simboli del pane e del vino possiamo ancora lodare il Signore con l'inno 690. Grazie per la croce. Mi hai lavato
sangue ciò che ho, è il tuo braccio e il tuo perdono. Degno è l'agnello posto sul suo trono, sempre su noi regnerà vittorioso re. Innalzato sei, o figlio di Dio, re del cielo immolato per noi, degno è la thank you.
967. Davanti al re? No, è una rosa, Massimo. Una rosa. Calpestata fu, morì
cercandolo, pensando a me. Una rosa calpestata fu, morì Gesù con gran dolore, pensando a me. Questo versetto dice: ascolta la mia voce, io ti darò un consiglio e Dio sia con te. Qui sappiamo è il suocero di Mosè che parla e parla a Mosè, e questa mattina noi ascolteremo la voce sì di un uomo, ma soprattutto la voce di Dio che vuole darci un consiglio utile per la nostra vita, e soprattutto perché egli, il desiderio di Dio è quello di continuare a rimanere con noi. Per questo possiamo dare la parola al fratello Mario. Quando si parla da parte di Dio, avendo l'esperienza di Elifaz di Tema, dobbiamo parlare secondo te. Perché a volte si parla di Dio senza che corrisponda alla sua parola. Perciò io esorto sempre i miei ascoltatori di essere come gli ebrei, di non prendere mai per sicuro quello che io sto dicendo, ma di verificare sempre alla luce della parola di Dio. In questo senso, voi non sarete ingannati, e io sarò così. Questo è utile, perché nessuno può conoscere Dio a pieno. Infatti quello che vedremo oggi è un po' particolare, ma credo che sia utile per uno di noi. Andremo a Osea 3, bravo, Osea 6, versetto 3, quel famoso brano che dice un brano molto, molto bello, Osea 6, 3. Conosciamo il Signore, sforziamoci di conoscerlo. La sua venuta è certa, come quella dell'aurora. Egli verrà a noi come la pioggia di primavera che annaffia la terra. Il versetto è proprio il versetto. Conosciamo il Signore, sforziamoci di conoscerlo. Ora, perché dice sforziamoci di conoscerlo? Perché conoscere Dio diventa veramente. La parola di Dio ci dice che dobbiamo conoscere il Signore, però non lo conosceremo mai a pieno. Perché se noi potessimo conoscere pienamente Dio, saremmo anche noi Dio. Quello che possiamo conoscere di Dio, dove lo troviamo? Nella sua parola. Quindi è inutile poter dire delle cose che vanno al di là di quello che è scritto. Anche quando parliamo di Dio, di ciò che Lui ci ha rivelato, ci accorgiamo che è veramente difficile capire certi argomenti. Pensate ad esempio alla parola che io non uso mai, ma che la teologia coniata, la Trinità. Vedete la parola di Giovisti, hanno ragione nel dire che questa parola è importante, perché nella Bibbia non c'è, eppure noi la usiamo. Però quando parliamo della Trinità ci accorgiamo che diventa difficile spiegare. Perché la parola Bibbia dice che c'è un unico Dio. Un unico Dio, anzi vi dice che c'è un più di un Dio, si mette al di fuori della rivelazione. Eppure vediamo che Gesù prega il Padre. E quindi già qui abbiamo un problema. Vedete, io a volte mi chiedo, quando preghiamo, immaginate che entri un non credente e senta questa preghiera, dopo il messaggio. C'è un messaggio, Dio è unico, non c'è altro Dio, Dio è uno solo. Poi finisce il messaggio e sente questa preghiera. Padre, ti ringraziamo nel nome di Gesù, che i vostri nomi siano benedetti. Ora, è una preghiera bella, eppure qual è l'idea che abbiamo? Che c'è più di un Dio. Quindi vedete cosa voglio dire?
Voglio dire che Dio è così grande che diventa difficile per noi afferrarlo a Dio. Noi dobbiamo prendere quello che la scrittura ci dice, non andare al di là di quello che è scritto. Ad esempio la Bibbia ci dice che Dio ha tanti attributi: santo, giusto, e ci dice anche che Dio è onnipotente. Ora, se noi dovessimo dare una definizione di onnipotente, cosa diremmo? Cioè, Dio è onnipotente, cosa significa per la parola? Dio è onnipotente. Cosa vuol dire? Dio può fare tutto. Però vedete che il Salmo 115, Salmo 115, ci dà una bella definizione di Dio onnipotente, che esula dal nostro concetto che Dio può fare ogni cosa. Vedete cosa dice? Versetto 3. Il nostro Dio è nei cieli, egli fa tutto ciò che gli piace. Quindi, onnipotente non significa che Dio può fare tutto, anche se lo può. Ma non sempre Dio vuole fare perché è onnipotente, non so se è chiaro. Dio può tutto, ma non sempre può. Quindi vedete, noi dobbiamo un po' cambiare i nostri concetti biblici di alcune parole. Un'altra cosa che noi abbiamo la mente un po'... Dio non deve rendere conto a nessuno del suo operato. Quando vediamo nell'Antico Patto, nell'Antico, vediamo veramente che Dio non rende conto a nessuno delle sue azioni. Quando sceglie una persona al posto di un'altra, quando dice di fare alcune cose, quando... Vedete, Dio veramente è un essere a sé. C'è un attributo di Dio che è molto bello, la aseità, ossia Dio è un essere particolare, non ha bisogno di noi, siamo noi che abbiamo bisogno di lui. Il nostro culto, perché lo abbiamo fatto? Per far piacere a Dio. Dio non sa che farsene delle nostre preghiere. Noi lo abbiamo fatto perché lo ringraziamo, perché lo abbiamo fatto per noi. Non è che le nostre preghiere lo ammorbidiscono. Non è che le nostre azioni, il nostro comportamento non fanno gioire Dio. Se ci comportiamo bene è per il nostro bene. Capite come la Bibbia a volte riprende il nostro modo di pensare. Ora vedremo alcuni versetti dove vedremo alcune caratteristiche di Dio e dove vedremo che il Signore non transige su questo. Pur nella sua onnipotenza, Dio ha le mani legate. Ed è questo che la parola ci dice. Allora, Giacomo 1, 17. Ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Quindi, Dio che cosa fa qui? Non varia, non muta, non cambia. Dio non cambia se stesso, quindi è inutile che noi non vogliamo addolcire con le nostre azioni, con il nostro comportamento. La gente opera per che cosa? Per ottenere il favore di Dio, ma questo non serve a nulla, perché qui dice che Dio, davanti a Dio non c'è variazione, Dio è sempre lo stesso. E quando il re dice che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, vuol dire proprio questo: Dio non cambia nella sua essenza. Dio non cambia, cambia solo davanti a un altro. Dove cambia? Dio non cambia, eppure Dio cambia davanti a una cosa. Tocca quello che si rabbia davanti all'avvenimento. Vedete? Dio è onnipotente, può fare tutto, eppure non può cambiare. Però cambia solo davanti al ravvedimento dell'uomo. Così vediamo in Esodo
nell'Esodo 32:14, vediamo chiaramente che il Signore cambia. Quindi vedete, gli atteggiamenti non vanno contro i suoi attributi, attenzione, ma è l'espressione di Dio che è misericordioso, quindi i suoi attributi sono concatenati, lavorano l'uno per l'altro, quindi non vanno mai contro, che Dio è santo, lo sappiamo, che Dio è giusto, lo sappiamo, ma santità e giustizia vanno di pari passo, perciò Gesù è morto. Perché Dio è santo e comunque giusto, deve condannare il peccato, quindi c'è un altro che ha pagato per noi. Quindi tutti gli attributi che Dio ha lavorano insieme per farci capire la sua essenza. Quindi vedete, il Signore, prego. E il Signore si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo. Dio cambia. Dio è cambiato. È cambiato perché non aveva deciso di far morire il popolo, perché davanti al vitello d'oro e sentirsi dire, ora voi scusatevi se ci offendiamo noi, chiudiamoci, davanti al vitello d'oro sentirsi dire da tutto il popolo che aveva mangiato, bevuto, è stato protetto, questo è il Dio che ci ha liberati dal paese d'Egitto, ma è roba da dementi, dire una statua, questo è il Dio che ci ha liberati. E allora Dio voleva dire, visto che Dio non cambia nella sua essenza, e chi sbaglia paga, a questo punto Dio non può cambiare se stesso, quindi deve distruggere tutto, parlando all'intercessione di Mosè. Vedete quanto importante è l'intercessione. Dio ci chiede di essere intercessori per i nostri fratelli, non nazionali. Mosè aveva tutto il diritto di sfogare la sua vita sul popolo, perché cosa del popolo si è saltata la terra promessa per lui, ma non il cielo. Questo per dire come, qual è l'opera dell'intercessore. Arriva a dire il Signore, allora fai morire, visto che deve morire il popolo, devo morire. Quindi vedete, Dio si pente del male, come si pente, vedete, Dio si pente sia quando il suo popolo cambia atteggiamento, ma si pente anche, come visto con un individuo, si pente anche davanti al peccatore, che si rammenta. Quando Dio vede che il individuo si era pente, non distrusse più, ma abbiamo visto, si rattesta per. Allora, vedete che non conosciamo abbastanza Dio. E un altro versetto, il numero 23:19. Dio non è un uomo da poter mentire, né un figlio d'uomo da doversi pentire. Quando ha detto una cosa non la farà, o quando ha parlato non manterrà la parola. Dio no. Non è un uomo da poter mentire. Dio non è bugiardo. Dio non mente. Quando dice una cosa, verrà messa in atto. Tempo ci vuole, ma verrà messa in atto. Pensate la promessa di Gesù. Quando sarà fatta? Il proto Vangelo, qual è? Non vi ricordate? Genesi 3:15. Ti perirà il calcagno. C'è la prima promessa. La progenie della donna ti schiaccerà il capo e tu gli perirai il calcagno. La prima promessa della salvezza. Quanto tempo è passato dalla prima volta alla realizzazione? Sono passati mille anni. Ma la parola di Dio si realizza. La parola di Dio si realizzerà. Tempo ci vuole. Come anche il giudizio, perché diciamo tutti gli attributi vanno di pari passo. Ora, quando noi vogliamo scoprire ciò che Dio ha detto, allora non abbiamo tempo perché le promesse di Dio sono tante. La promessa che stiamo aspettando, qual è? Ritorno di Gesù. Tempo ci vuole.
cose, speriamo che siamo all'indosso, speriamo, ma questa promessa si realizzerà. Il Signore ritornerà, non sappiamo quando, ma ritornerà. Un'altra promessa che il Signore ha fatto ai discepoli quando saliva al cielo, quale sta? Ricordate? Mentre saliva al cielo, che disse il discepolo, e poi disse? Che sarebbe tornato nel medesimo. E poi io sono con voi, tutti i giorni, fino alla fine. Secondo voi questa promessa è vera? Sì. E allora perché preghiamo? Signore, non abbandonarti da noi. E sbagliamo la preghiera. Siamo noi che ci allontaniamo dal Signore. Ancora più si capisce quando conosciamo il Signore. Sforziamoci di conoscere. Mai dire Signore, non abbandonarti da noi. Perché Gesù non è Dio, non mente. Gesù non mente. Quando ha detto io sono con voi tutti i giorni, vuol dire che quindi Dio è sempre con te. E il Salmo, io altro che ho chiamato, è 121, dice io sono la tua ombra. L'ombra ci segue sempre. Quindi vedete che Dio grande che abbiamo noi. Questo Dio che, come ho detto prima, non conosciamo. Ora, il fatto che Dio non mente, che cosa pretende da noi? Il fatto che Dio non mente, che cosa pretende? Che anche noi non siamo. Perché dice Proverbi 6:17, ma oggi facciamo parlare la parola, ma poi incominciamo a sedere. Gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue, innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie tra i fratelli. Vedete cosa odia il Signore? Odia gli occhi alteri. La lingua bugiarda. Sapete chi dice una bugia? Dimostra di non conoscere. Non che non è un'opera, attenzione. Dimostra di non conoscere. Perché Dio non mente. Dio non mente. Chi mente invece? Satana. Mente il diavolo. Giovanni 8:44, è un grande versetto che ci fa capire la differenza tra i figli di Dio e i figli del diavolo. Vedete cosa dice il Dio? Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicidio fin dal principio e non si è tenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Quando diciamo la pur essendo figli, agiamo da figli della terra. Vedete una persona che dice, un credente che dice le bugie, non è affidabile. Io non mi fido di uno che dice le bugie. Perché Gesù disse che la verità vi farà liberi. Vi farà liberi. Io quando andavo a scuola, sapete, c'è sempre chi non studia, che se essendo giovane ci piaceva una bella vita, e non sempre si può studiare. Poi arrivava l'interrogazione, ognuno di noi si nascondeva solo sul compagno, nascondendo il professore, capito? Io non sono mai nascosto. E quando mi richiamava per essere interrogato e diceva di no, e io dicevo di no, perché è bello che fare, mi chiedeva di perché. E io dicevo, ieri sono stato bene, per la verità che dicevo, non ho mai avuto, certo non è che quella la salvezza. Però per dirvi, le persone bugiarde non sono affidabili.
Voi vi fidereste della persona che dice che dice che dice? Assolutamente no. Allora, siccome che noi siamo il riflesso di Cristo, voi siete la lettera di Cristo, diciamo. Quindi che cosa vuole il Signore a noi? Che siamo come lui, almeno in questo. Ci sono degli altri punti che il Signore ci chiede anche a noi, come la santità, la giustizia, la benevolenza, la misericordia, altri, non siamo in noi. Ma questo è un attributo che Dio vuole anche per noi. Andiamo avanti. Atti 4:12. Vedete come la Bibbia non inganna, il Signore non inganna. Atti 4:12. E nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Quindi Dio non può salvare senza il Signore. Dio è un Dio onnipotente, ma ha le mani legate davanti a una persona che vuole una scorciatoia per il cielo. Perché chi non vuol passare attraverso Cristo, che cosa cerca? Cerca altre strade per arrivare al cielo. Tommaso fa una domanda intelligente a Gesù, perché Gesù parlava sempre che sarebbe andato via, che sarebbe morto, sarebbe tornato al Padre, e Tommaso gli fa una domanda: Signore, tu adesso sei qua, ma quando tu non ci sarai, come possiamo sapere la via? È una domanda intelligente. Gesù risponde: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene a Padre se non per me. Allora, se vogliamo andare a Dio, dobbiamo andare solo per mezzo di Cristo Gesù. E questo vale sia per la salvezza, sia per le preghiere. Noi non possiamo andare a Dio direttamente, attenzione. Ma ogni volta che andiamo al Padre dobbiamo andare per mezzo del Figlio, perché se andiamo al Padre direttamente noi saremmo distrutti. Perché nessuno di noi è puro, ma nel nome di Cristo Gesù abbiamo questa strada aperta, questo accesso alla sua grazia in cui ci ritroviamo. Quindi vedete come il Signore veramente ci fa conoscere chi è lui. Quindi questo significa che Dio non può perdonare se non c'è la confessione del peccato attraverso il sangue di Cristo Gesù, perché Giovanni lo dice: se abbiamo peccato, noi abbiamo chi? Un avvocato. Gesù è il nostro difensore, paraclete, che viene tradotto consolatore, avvocato, difensore. Gesù è il nostro paraclete. Quindi questo è il Signore che la Bibbia ci mostra, e comunque siamo sempre limitati nella sua conoscenza. E poi un altro brano che è simile a questo, ma ci fa capire una grande cosa. Romani 5, 1-2, la famosa frase che ha sconvolto Lutero. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Senza la giustificazione non c'è pace. Vedete, Dio non può salvare il peccatore se non è giustificato. Prima parlavamo di Cristo, adesso la nostra attenzione si sposta sulla giustificazione. Vedete, questa è una frase, anche questa che non è tanto capita. Cos'è la giustificazione? Perché a volte noi parliamo, innanzitutto non significa essere giusti. Perché non significa essere giusto? Perché Paolo dice ancora: non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti sono corrotti, tutti si sono sviati. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, nemmeno uno. Allora, quando vediamo queste opere di solidarietà, che le evidenze
è tutta una grande vita, perché la Bibbia dice che non c'è nessuno che ha non c'è nessuno. Allora, quando parliamo di giustificazione, di che cosa stiamo parlando? Di che cosa sta parlando Paolo quando parla di giustificazione? Di che cosa parla? Quando parliamo di giustificazione, di che cosa stiamo parlando? E quindi, se dobbiamo spiegare in parole povere alla scuola domenicale, noi siamo giustificati in Cristo. Cosa, che cosa dico? Cioè, siamo ricoperti della giustizia di Dio, di Gesù. Dio mi vede attraverso Gesù. La giustizia di Gesù. Io mi sono appropriato della giustizia di Cristo. Non che sono giusto, perché la Bibbia dice che non c'è nessun giusto. Ma noi, attraverso la fede in Gesù, ci siamo appropriati della giustizia di Cristo che ha pagato, soddisfando la giustizia del Padre. Perciò si parla di giustificazione. Perché santità e giustizia vanno di pari passo. Dio nella sua santità non può passare sul peccato. Allora, non passando sopra il peccato, noi dobbiamo essere tutti distrutti. Allora, il diavolo svelato dalla parola che un altro ha subito la giustizia. Dio ha giustiziato il suo figlio per soddisfare la sua giustizia, perché noi, per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Cristo Gesù. E attraverso Gesù abbiamo anche l'accesso a questa grazia. Se noi questa mattina abbiamo potuto pregare, perché Cristo ci ha aperto la strada, perché altrimenti le nostre preghiere sarebbero senza valore. 5 minuti e ho finito. Romani 11:29. Perché i doni e le vocazioni di Dio sono irrevocabili. Quindi Dio non si riprende indietro. In questo caso che ha donato due cose. Ha donato i carismi, ha donato la vocazione. Le chiamate. La chiamata è un dono di Dio. E quando Dio chiama una persona, Dio non si ritira indietro dalla sua vita. È la persona che fa, è la persona che disubbidisce, è il profeta che non vuole andare. Ma ciò che Dio ha dato rimane. Il profeta di Dio rimane profeta. E anche per quanto riguarda i carismi, che sono i doni spirituali, non è che Dio sbaglia quando affida un carisma. Sapete chi sbaglia? Sbaglia l'uomo che vuole dare un nome di Dio il carisma. Come il profeta Baal. Era un profeta, pure se andava contro il popolo di Israele. Capite? La differenza è molto importante. Perché è Dio che dà i carismi e non il servitore di Dio. Perché c'è differenza tra carisma e ministero, eh? Sapete qual è la differenza tra carisma e ministero? Carisma viene da Dio. Ministero? Ministero viene affidato da Dio. Il ministero viene conosciuto dalla Chiesa. Che cosa può perdere io? Il ministero. Il ministero, no? Il carisma. Perché il carisma viene tolto. Ma avere un carisma non significa imposto. Perché vedete, anche questo è, non conosciamo Dio. Avere il carisma non significa fare quello che mi va. Io sono stato costituito da Dio. Anche io. Tutti quanti. Ma tutti siamo stati costituiti da Dio. Dio ha dato a tutti un carisma. Paolo ci dice che almeno un carisma ce l'abbiamo tutti, quindi tutti siamo costituiti da Dio, la tua parola non serve, io sono stato costituito da Dio, anch'io.
stato costituito insieme. E Massimo dice, io sono stato costituito diacono della musica. E allora? Conosciamo il Signore? Diciamo che abbiamo spostato dal mandato di Dio al mandato di Dio. E questo è molto grave, perché così dimostriamo di non conoscere. E abbiamo visto nei viaggi che Paolo e Barnaba sono mandati dallo Spirito Santo. Il mandato che dà Dio, il mandato che dà la Chiesa, sono due cose diverse. Il mandato di Dio è carismatico, il mandato della Chiesa è umano. Umano. È vero che la Chiesa manda, ma se Dio non manda, la Chiesa non può mandare. Allora vedete, anche qui non conosciamo il Signore, perché molti credenti si nascondono dietro la loro portata carismatica. Quando io sento dire gli anziani sono stati costituiti da Dio, ma io scopro leggendo Romani Corinzi che Dio ha stabilito anche i profeti, Dio ha stabilito gli apostoli, Dio ha stabilito gli evangelisti, Dio ha stabilito i doni di governo, ha stabilito le guarigioni, ha stabilito le opere pie. Quante cose ha stabilito Dio? Dio non si ritira indietro ciò che è, ma il mio comportamento può far sì che io perda il servizio. Capite? Questo è molto importante. E infine, l'ultima cosa, prima Giovanni 5,14, questo è molto importante. Prima Giovanni 5,14. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui. E se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, egli ci si audisce. Quindi, cosa vuol dire Giovanni? Quindi la preghiera esaudita quale sarà? Quella secondo la sua volontà. Capite perché tante preghiere non sono esaudite? I discepoli fanno una richiesta intelligente. Cosa dico? Il Signore insegnaci a pregare. E il Signore che cosa insegna? Insegna il Padre nostro e nella parola del Padre nostro è scritto questa: sia fatta la tua volontà. Perché è importante questa cosa? Perché nessuna preghiera sarà risposta in questa volontà. La Bibbia ci dice di pregare. Pregare per il malato, di pregare per chi non ha lavoro, di pregare. Questo è un comandamento, non dobbiamo sfuggire all'intercessione. Però quando intercediamo dobbiamo capire se quello che stiamo pregando, altrimenti perderemo solo del tempo. Quando preghiamo per un malato, per una persona che ha una malattia, prima di pregare, possiamo pregare. Però sarebbe meglio parlare con questa persona, se ha fede che il Signore lo può guarire, e se non ha fede, che cosa preghiamo? Perché cosa preghiamo? La fede è importante, ma la fede deve essere prima in chi ha il problema e poi nel diavolo. Questo non vuol dire che noi abbiamo un diavolo complicato. Però capite cosa voglio dire? Se questa persona, per volontà di Dio, Dio ha deciso che i suoi giorni sono finiti, quando preghiamo cosa facciamo? Chiaro? Perché non è volontà di Dio che questa persona guarisca. Capite perché non conosciamo il Signore, dobbiamo sforzarci di conoscere sempre di più? Questo non vuol dire che non dobbiamo pregare, attenzione. Però se vogliamo che la preghiera diventi efficace, dobbiamo capire se quello che sto chiedendo Dio è volontà di Dio.
Ad esempio, quando noi preghiamo per i peccatori, e sì, va bene, non c'è bisogno che li indaghiamo, perché? Che il Signore vuole, che tutti vuole. Il Signore vuole, quindi vedete... Non per questo il Signore fa quello che dice. Bravo. Però, capite? Ci sono delle cose che non c'è bisogno di indagare, perché sappiamo che Dio vuole. È stato rivelato già. Quando noi preghiamo che il fratello si ravveda, la Bibbia lo dice che il fratello deve pentirsi, se no non può partecipare ai simboli. Ogni tanto, questo è un consiglio, ogni tanto, prima di prendere i simboli, sarebbe bene avere un minuto di riflessione e pensare se sono degno di accusarmi, ad esempio, se ho fatto il contenzioso con un fratello, con mio padre, con mio figlio, con il suo lavoro, sarebbe bene, perché vedete, Dio non benedice quando c'è un contenzioso. Sapete cosa disse Gesù? Una casa divisa in se stessa, no? Non regge, ma è destinata a cadere. Noi siamo in 5, in 10, 7, 8. Se c'è attrito per noi, non reggeremo. Quindi vedete come è importante conoscere il Signore e sforzarsi di conoscerlo sempre di più. Quindi Dio non vuole tante cose e non può fare tante cose, ma vuole una cosa sola. Come l'abbiamo visto con il pentimento. Ma perché vuole il pentimento? Nel credente e nel non credente? Perché lui stesso si pente del male che ha deciso di fare contro le persone. Allora, questi brevi pensieri che ci possono aiutare a conoscere il Signore, ma vi assicuro che è un'impresa molto ardua. Forse la dottrina più difficile è proprio la teologia, quella di conoscere Dio. Ma se il Signore vorrà, cercheremo di approfondire questo nostro Dio che poi si è manifestato in Cristo Gesù. Però ricordiamo una cosa: ciò che possiamo conoscere di Dio è ciò che Lui ci ha rivelato. Dio non può conoscere, l'uomo non può conoscere Dio, per due motivi. Primo, che Dio è inaccessibile. Secondo, l'uomo è un peccatore. Allora, se noi possiamo conoscere Dio, è perché Dio ha deciso di farsi conoscere. E perciò dobbiamo conoscere e sforzarsi di conoscere sempre di più. Amen. Possiamo cantare alla gloria del Signore l'inno 694, Ho fame di te. Dedico la mia vita a te.
miei occhi vedranno la tua gloria. Sia distrutta ogni opera d'uomo, rimossa ogni iniquità, affinché l'opera della tua mano rimanga per l'eternità. O fame di te mio Signore, della tua presenza dentro me. O fame di te, non posso più vivere senza vedere la tua gloria. O fame di te mio Signore, della tua presenza dentro me. O fame di te, non voglio più vivere senza vedere la tua gloria. Desiderio nel mio cuore di vedere la tua gloria, e nessuna cosa al mondo potrà mai soddisfare di più il mio cuore. C'è grande fame dentro me che brama la tua presenza. Io dedico la mia vita a te, i miei occhi vedranno la tua gloria. Sia distrutta ogni opera d'uomo, rimossa ogni iniquità, affinché l'opera della tua mano rimanga per l'eternità. O fame di te mio Signore, della tua presenza dentro me. O fame di te, non posso più vivere senza vedere la tua gloria. O fame di te mio Signore, della tua presenza dentro me. O fame di te, non voglio più vivere senza vedere la tua gloria. Fame di te mio Signore, della tua presenza dentro me. O fame di te, non posso più vivere senza vedere la tua gloria. O fame di te mio Signore, della tua presenza dentro me. O fame di te, non voglio più vivere senza vedere la tua gloria. Thank you.
presenza dentro me, ho fame di te, non voglio più vivere senza vedere la tua gloria. Senza dentro me, ho fame di te, non voglio più vivere senza vedere la tua gloria. Signore, ancora questo, termine di questo tempo, Signore, vogliamo ringraziarti, vogliamo lodarti, vogliamo esprimerti, Signore, la gioia, Signore, che abbiamo in te, la pace che abbiamo ricevuto attraverso, Signore, la consapevolezza di essere stati giustificati, perdonati, salvati da te, per un atto di fede, per quella fede che abbiamo riposto nella persona, nell'opera gloriosa del tuo amato figliolo Gesù Cristo. Quel nome per il quale, Signore, noi siamo stati salvati, quel nome, Signore, che non può essere paragonato a nessun altro nome, Signore, perché quel nome è eccelso e ineffabile. Signore, vogliamo dirti grazie perché, Signore, tante volte diciamo, Signore, attestiamo di conoscerti, ma, Signore, esaminando la nostra vita, esaminando il nostro comportamento, tante volte, Signore, dobbiamo riconoscere, Signore, a malincuore che non ti conosciamo abbastanza. Quante volte, Signore, pensiamo di te cose che non rispecchiano, Signore, quelli che sono i tuoi insegnamenti nella tua parola. Signore, fa che possiamo sempre di più esaminare la nostra fede, esaminare la nostra vita, per vedere, Signore, se collima pieno, Signore, con quella che è la tua volontà, è scritta, Signore, nella tua parola. Signore, fa che possiamo veramente meditare, studiare, Signore, leggere, approfondire, Signore, la nostra conoscenza biblica, Signore, per conoscerti sempre di più, per sforzarsi come ci è venuto, Signore, come abbiamo letto in Osea, Signore, sforzarsi sempre di più di conoscere te, quell'Iddio onnipotente, quell'Iddio eterno, quell'Iddio superpotente, Signore, grazie per quello che tu sei, grazie per quello che tu hai fatto nella nostra vita, ma soprattutto grazie, Signore, per la tua pazienza che tu continui a manifestare nei nostri confronti. Quante volte, Signore, abbiamo delle congetture, Signore, che non rispecchiano il tuo volere, che non rispecchia la tua parola. Perdonaci, Signore, se tante volte siamo fallaci, se tante volte, Signore, non siamo all'altezza del compito che tu ci hai affidato, ma grazie, Signore, perché ci basta il fatto di sapere, Signore, che tu sei con noi ogni giorno, fino alla fine dell'età presente. Signore, noi stiamo aspettando quel giorno glorioso quando tu tornerai, quando tu ci porterai la tua presenza e dove, Signore, lì saremo simili a te, avremo la mente di Cristo, Signore, avremo la conoscenza piena, completa e totale. Signore, ancora a termine di questo tempo, Signore, non vogliamo dimenticarci del caro Giorgio, grazie, Signore, per gli anni che tu gli hai donato, Signore, grazie, Signore, per come tu l'hai preservato da tanti mali, da tante difficoltà, grazie perché l'hai condotto, Signore, fino a questa età, Signore, questa età che la tua parola, Signore, dice che è destinata ai più forti. Grazie perché, Signore, tu l'hai fortificato, ma soprattutto, Signore, noi vogliamo dirti grazie perché lui anche ha udito, Signore, parlare di te, ha ascoltato più di una volta, Signore, il messaggio di salvezza. E la nostra preghiera, il nostro desiderio, Signore, che tu possa convungere il suo cuore affinché prima che tu lo chiamerai alla tua presenza, Signore, possa ricevere te nella propria vita quale suo personale Salvatore e Signore. Signore, grazie perché questo è il tuo desiderio, che tutti gli uomini siano salvati. E noi ti vogliamo pregare ancora per i nostri cari, per coloro, Signore, che ancora sono lontani da te, affinché tu possa continuare l'opera tua di convincimento attraverso la persona del tuo Santo Spirito, affinché possa convincere il loro cuore e convincerli di peccato, di giustizia e di giudizio. Signore, vogliamo dirti grazie per la tua benignità, per la tua bontà, per quello che tu sei, per quello che tu fai e per quello che tu ancora continuerai a fare nella nostra vita. Ti adoriamo, Signore, ti benediciamo, ti esaltiamo, nel nome e per i meriti di Cristo Gesù il Signore, il benedetto con te in eterno.
Amen. Amen.